subito. Poco terminata la partita, Caronese Darfo Boario, vittoria degli ospiti 1-0. Squadra di Mister Cotta, cercato a tutti i costi la vittoria nel primo tempo. Secondo tempo, occasioni da gol, fallite per poco, il loro portiere ha fatto dei miracoli, purtroppo il calcio così. E mister, lei cosa mi può dire di questa partita? Niente di più, ha gestito tutto lei, in effetti è così, anche se io aggiungo che a volte non basta, bisogna essere più attenti, bisogna essere più cattivi, bisogna avere più fame, bisogna essere meno leziosi, se contiamo 15-16 calcio d'angoli, una decina, una dozzina di palle inattive dalle tre quarti al limite dell'aria, come ha detto lei, un palo, una traversa, un salvataggio sì, no, sulla riga, gol o non gol, questo, cioè, possiamo solamente fare un monologo, la verità è una sola, che il Darfo si è difeso come ha preparato la partita e ci è ripartito su questa rimessa laterale, ha trovato questo gol, però è inutile, loro un'occasione, un gol, noi 13-14 occasioni, zero gol, il demerito è nostro sicuramente, dicono che questo è il calcio, io non sono d'accordo che questo è il calcio, perché senza far nomi e cognomi, senza nomi di singoli, la squadra deve avere più cattiveria se vuole vincere queste partite, basta, tutto qua. Mister, il Darfo chiaramente è venuto qua, si sarebbe accontentato appunto di un pareggio, il ragazzino lì che è entrato ha fatto un gran bel gol, insomma mica sempre si possono fare quelle segnature lì. I suoi uomini abbiamo visto alcuni abbastanza in forma, alcuni in calo fisico, un buon, chiamiamolo esordio del numero 9 Ravasi, si è impegnato molto, l'altro acquisto Campisi, secondo il nostro parere, partito un po' piano, poi ha preso un po' in mano le redini del centrocampo, l'altro ragazzino sulla fascia sinistra, l'esterno basso, Lanini, forse potrebbe dare qualcosa di più. E, ripeto, per me c'è stata un po' di sfortuna della sua squadra, anche se qualche demerito c'è. No, se secondo lei c'è qualche demerito, ci ha detto lei, ha detto di Ravasi, di Lanini, di Campisi, e io dico che se Sandrin qua calcia di prima fa gol, dico se il portiere non se la trova in mano su Morio fa gol, se in due o tre situazioni giudice più cattivo non inventa la mezza rovesciata rischia di far gol, se il palo si sposta un attimo facciamo gol, se l'arbitro dà rigore, se loro prendono gol si aprono e poi alla fine la partita magari la commentiamo, ma questo è il calcio. Fuori discussione, cioè, indipendentemente da qualche giocatore stanco, non lo so, i giocatori sono questi, abbiamo giocato martedì, abbiamo cambiato 6 giocatori su 11, mi sembra che più di così non potevamo fare e ripeto, indipendentemente da stanchezza o non stanchezza, la squadra ha creato tanto e non ha fatto gol, non ha sì, fatto sono gol. Mister, nessuno vuole colpevolizzare, no, ma io non sto dicendo non abbiamo fatto gol, però dire non abbiamo fatto gol, questo è il calcio, dal mio punto di vista come Corrado Cotta è riduttivo, dobbiamo far gol perché anche il calcio ha una direzione, dobbiamo avere più fame, essere più cattivi, in punta di piedi non possiamo giocare, se vogliamo stare lì, ripeto, se vogliamo stare lì, se invece vogliamo dire siamo bravi, siamo giovani, siamo belli, abbiamo fatto un grande giorno di andata, va bene così, io non ci sto, io sono incazzato e lo devo dire, lo dirò poi alla ripresa il 27, altro che buon Natale, non buon Natale, buon Natale niente, cioè che facciano buon Natale, io sono arrabbiato perché non è il modo di andare a impattare in certe situazioni, bisogna essere più bravi, c'è ghiaccio anche per il Darfo, c'è ghiaccio da tutte le parti, il nord Italia è pieno di ghiaccio, va bene comunque. Mister, lei ha detto parole sacrosante, lei è in panchina più che impostare la squadra, non può mica entrare a segnare gol, diciamo che in periodo così, adesso finito il girone d'andata, la Caronese in mezzo per rifarsi, dai. Mister, in bocca al lupo. Questo è l'augurio che io faccio a me stesso, alla squadra, alla società, per l'amor di Dio, però ripeto, certe partite poi vanno, cioè se andiamo ancora un passo indietro, a sesto tiriamo colpo sicuro, prendiamo palo, sulla riga bianca riusciamo a portarla fuori, poi alla fine voglio dire, non è che possiamo sapere se stati sfortunati, e quando eravamo fortunati bisogna avere qualcosa di più, secondo me un po' più di cattiveria, bisogna essere un po' più cinici e poi dopo dici, ma uno è giovane, allora se è giovane che vada a ballare in discoteca la domenica, non è che deve venire per forza a giocare in Serie D. Arrivederci, grazie, auguri. Grazie mister, ciao Corrado. Un sorridente mister Melosi, allenatore del Darfo, venuto a vincere Carono per Tusella, secondo il mio modesto parere all'inizio si sarebbe contentato di un pareggio, sbaglio? No, beh, ovvio, venire a giocare a Caronno avrei firmato prima della partita del pari, però ogni squadra viene a giocare per vincere.
ovvio, noi giocavamo contro la seconda della classe, noi siamo quart'ultimi, dovevamo fare la partita che abbiamo fatto. Sì, sì, no, ma voi nessuno dice niente, ho parlato anche col mister prima, voi non avete rubato niente, avete segnato il gol, loro no, sono stati abbastanza sfortunati. Comunque parliamo del Darfo Boario. Abbiamo visto una squadra, 8 giocatori abbastanza su un ottimo piano, qualcuno è mancato, diciamo nel secondo tempo abbiamo visto che Beretta non si muoveva più, Bonacina si è visto poco, pensavamo in qualche cambio suo, mister. No, beh, Beretta è un giocatore troppo importante per noi. Beretta arriva da 2 mesi di inattività, per cui è normale che aveva questo calo, lo sapevo, però Beretta è un giocatore fondamentale che devo tenere in campo per forza. La squadra a me è piaciuta totalmente, i ragazzi mi stanno seguendo, stanno giocando con lo spirito che voglio io e con questo spirito secondo me noi possiamo toglierci delle soddisfazioni come oggi. Quel ragazzino Galelli pensavo lo facesse entrare subito, visto che domenica era stato ancora uno dei migliori. Sì, Galelli, il problema di Galelli è che è un 96, è andato in nazionale, io è da domenica scorsa che non lo vedo, l'ho visto stamattina, gli avevo detto prima della partita che l'avrei fatto giocare secondo tempo, infatti così è stato e mi ha fatto vincere la partita. Lui, e comunque una nota anche di merito va al portiere che secondo me ha fatto, nel finale ha fatto 2 o 3 parate determinanti. Nel primo tempo avete sofferto molto, molto, molto. Io vedevo lei che si sbracciava in panchina, specialmente sui calci d'angolo. Sì, beh, io sapevo che la loro forza era le palle native. Problema che cioè, non eravamo molto attenti, però al di là delle 2 palle native dove abbiamo sofferto, poi grossi tiri in porta primo tempo non ce ne hanno fatti. Noi secondo me siamo partiti primo quarto d'ora molto bene, poi dopo loro hanno preso una traversa e da lì siamo andati in difficoltà e secondo me sono usciti i problemi della nostra squadra, una squadra che è quart'ultima, ha iniziato a subentrare la paura di giocare, non giocavamo più, non tenevamo più palla e la Caronese ci ha messo lì, però di grossi tiri in porta non ne ho visti. Poi secondo tempo invece abbiamo interpretato la partita giusta, siamo andati in vantaggio e lì ancora la Caronnese è venuta la rabbia e la classe dei giocatori della Caronnese ci hanno messo lì, hanno avuto 2 occasioni clamorose e siamo stati fortunati alla fine, però penso, come ha detto Cotta, lo dico anch'io, di non aver rubato niente. Noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo fatto gol e loro no. Mister, nessuno come lei conosceva bene i pregi e difetti della Caronnese, perché purtroppo nel periodo che non allenava veniva spesso a vederla, di conseguenza sapeva come comportarsi. Sì, ma infatti io penso di aver preparato bene la partita, a parte 2 palle native dove siamo andati in difficoltà, poi quelle le prime due forse, poi dopo sulle palle native siamo stati molto attenti. Certo che la dirigenza della sua squadra, della sua nuova squadra, saranno contenti di aver preso un allenatore, un mister Melosi, che ha fermato il Lecco giocando bene e è venuto a vincere a Caronno. Ma questo bisogna chiedere a loro. Io sono contento del lavoro che sto facendo e del lavoro che sta facendo il mio staff e del lavoro che stanno facendo i ragazzi. Ok mister, grazie, in bocca al lupo. Grazie altrettanto. Galelli, 16 anni, risolutore di questa contesa, un bellissimo gol, sei entrato dopo 10 minuti, hai fatto gol. Già domenica io, essendo amico del tuo mister, ti avevo seguito, eri stato uno dei migliori in campo ed eri uscito stanchissimo. Adesso mi diceva il mister che in settimana hai giocato in nazionale, sei venuto a Caronno, ti sei messo ancora in mostra, parlami di te. Siamo venuti qua per fare una buona gara. Guardala. Abbiamo voluto questa vittoria che ci manca da tanto e stiamo lavorando molto bene perché il nostro obiettivo è la salvezza. Io sono a disposizione della squadra e faccio di tutto per far sì di vincere ogni domenica. Il tuo ruolo, dove preferisci giocare, che non ti conosco troppo bene, sei centrocampista, tutto fare, mezza punta, spiegami un po'. Io finora ho giocato mezza punta, ma mi sono trovato bene anche domenica scorsa, in fascia anche oggi. Prima che venisse il nuovo allenatore Melosi, giocavi già, l'altro allenatore ti faceva giocare, avevi fatto delle partite o meno? Sì, avevo giocato tante, quasi tutte. Allora con questi 3 punti fate un bel balzo in classifica e penso che se seguirete il mister facilmente arriverà la salvezza. Sì, sì, il mister ci sta guidando molto bene, ci sta dando grinta, ci fa lavorare molto bene, secondo me è abbordabile. Oh, grazie, ciao, in bocca al lupo.